Il tema della dignità del ruolo del sindaco è fondamentale. Noi abbiamo, diciamocelo chiaramente, una questione anche di reclutamento di sindaci, soprattutto nei piccoli comuni, però senza voler entrare troppo nella discussione, nell'attualità immediata, anche nei grandi comuni, non è che ci sia la fila per fare il sindaco. E questo per le ragioni che dicevi tu, Ettore. Allora, su queste due cose bisogna lavorare. Parto dalla responsabilità penale. Io trovo che sia assolutamente inaccettabile, inspiegabile, irrazionale che se a Crema un bambino mette un dito in una porta tagliafuoco ci sia un procedimento penale a carico del sindaco. Per cui se grandina e se piove, appunto, se nella quantità di asili nido un solo bambino mette il dito in una porta, che parta un procedimento penale nei confronti di un sindaco mi pare veramente un po' una stortura. Io poi rispetto moltissimo, per carità, il principio, l'obbligatorietà dell'azione penale, mai mi guarderei, dal criticarla. Però est modus in rebus, cioè è veramente, secondo me, alla coscienza collettiva, è quasi inspiegabile.